Ciao Carra del futuro, per futuro intendo 2021. Volevo fare un video messaggio e voglio che tu mi risponda tra 6 mesi. Allora, ho qualche proposito, buon proposito da dirti e voglio che tra 6 mesi tu mi dica che ce l'hai fatta. Allora, uno è, vorrei che tu mi dicessi che sei arrivata a 1000 iscritti sul tuo canale YouTube. Cosa alquanto improbabile, ovviamente. Vorrei che innanzitutto non ti arrendessi e continuassi a fare provini, perché ti hanno detto, oh ragazzi, mi hanno detto 7 no di seguito e non mi hanno chiesto nemmeno di recitare, mi hanno chiesto solo di presentarmi e mi hanno risposto troppo qualificata, io, ok? Però per favore non smettere, continua perché tanto il provino giusto sono sicura che lo imbroccherai. Sicuramente non sarà tra 6 mesi, però mai dire mai nella vita. Voglio che tu riesca a guardarti allo specchio e dirti che sei bella. E è una cosa che non faccio mai perché non mi vedo bella. Sin da piccola sono stata circondata di persone che non me l'hanno mai detto. E vabbè, a parte i miei genitori e i miei nonni. Per favore non fidarti più delle persone che ti hanno ferito. Per favore, no, perdono, però con memoria. Chissà. Sa, un'altra cosa che volevo dirti è per favore perdi 5 kg, per favore, perché sì, io sono fissata con il peso come tutte le ragazze della mia età, insomma tutte le ragazze con 15 anni, e quindi perdi sti 5 kg per favore, cioè voglio che tu mi dica almeno però che ne hai persi 3, almeno 3, dai, questo si può fare. Poi un'altra cosa, un buon proposito, ecco, non bucarti le orecchie, cioè non farti i buchi alle orecchie, perché io, vedete, non ce li ho, non ce li ho e non li ho mai voluti fare. Però mi è venuta in questi giorni la malsana idea di farli, ma no, per favore. Rilassati di più, infatti sono con il pigiama perché ero proprio in un relax totale. Però è carinissimo il pigiama, dai ragazzi. Un'altra cosa è, voglio che tu rivada a Salerno, che è comunque insomma a casa tua, e cioè voglio che tu ci rivada entro questi 6 mesi. Poi vorrei sentirti dire che sei felice, perché è una cosa che non riesco a dire di essere felice in questo momento. Stai sempre vicino alle tue amiche più care. Che io le saluto, dato che si sta concludendo il 2020, non posso non nominarle perché sono la mia colonna portante. Allora, in primis Giulia, Francesca, Ginevra, Sara, Flora, Paola, Eva, Daniele, Luca, Martina, insomma, siete voi che comunque mi sostenete, mi sopportate e mi supportate soprattutto, ragazzi. Cioè, è una cosa veramente. Supportare me, ragazzi, cioè, dai, è assurdo. Per favore, continua a vestirti bene. E non metterti più le scarpe col tacco, perché sei alta 1,73, dove vai col tacco? Oh, diciamola sta cosa. Voglio che tu finisca tutti questi progetti che hai lasciato a metà. Per favore, finiscili, 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 per favore. Un'altra cosa importante, per favore, è vedi Lucifer su Netflix, perché ancora non l'hai visto. Brutta testa rapa, ok? Comprati una borsa nuova perché dai, te la devi comprare un'altra. Vai, leggi un libro per favore, perché non so quanto tempo è che non leggi. Guardi sempre e solo film, quindi per favore ora leggi un libro. Studia un po' di più, perché sì, lo ammetto, con la DAD mi sono un po' lasciata andare, quindi non è che studio come quando si andava a scuola, ma perché dai ragazzi, ma chi è che non lo fa? Ok, il mio disagio, eccolo qua, tornato. E basta, cioè direi che questi propositi li abbiamo raggiunti tutti. Ah, l'ultimo, vai dal dentista
incazzati e digli che ti devi aggiustare il dente di sotto che si è storcellato. Perché il mio dentista dice: no, vabbè, ma è un'imperfezione piccola. No, io li voglio perfetti i denti. Ho sofferto 2 anni con l'apparecchio. Quindi, per favore, cioè, si va come dico io. Detto questo, voglio che tra 6 mesi tu mi risponda. E voglio che tu mi riesca a dire almeno una di queste cose. E ricordati sempre questa frase: insegui i sogni perché loro sanno la strada. Ehi, ciao a tutti, benvenuti all'ultima ragazzi puntata del 2020 di Rubricarla. Oddio, non ci credo che lo sto dicendo. Va bene, sono con il pigiama perché dai, non potevo non fare un video in pigiama. Oddio, siamo arrivati alla fine di quest'anno tremendo, sofferto tanto. E nulla, ho girato questo video messaggio perché voglio che la Carla di 6 mesi avanti, oddio, non mi riesco a esprimere, la Carla di 6 mesi più avanti sia una persona diversa, la persona che io vorrei essere da sempre. E voglio che mi risponda almeno bene a uno dei propositi che ho detto. Ne dubito fortemente, però voi che buoni propositi avete per quest'anno che sta per... Si avvicina sempre di più, ragazzi, oggi è il 28 dicembre. Sì, ok, il video lo pubblico il 31, ok. Ok, sì, però oggi è il 28 dicembre, cioè io veramente non... Cioè io non ci credo, ragazzi, mi dispiace. E è stato un anno veramente duro, sono stata malissimo, non pensavo che sarei riuscita a risollevarmi. Però detto questo, scrivetemi voi che cosa volete fare per l'anno nuovo, cioè almeno un buon proposito, per favore. E ricordatevi sempre, inseguite i vostri sogni e non le persone. Dovete avere autostima in voi stessi, fate tutto ciò che potete e che volete, ovviamente. Godetevi di più attimo per attimo, non date mai nulla per scontato nella vita. E fatevi un corso di cucina, perché nel caso che ci dovessero richiudere tutti, almeno sappiamo cucinare bene. Ok Carla, hai detto anche la tua cavolata di oggi, quindi vi lascio al video messaggio e vi auguro un felice 2021. Per chi mi volesse seguire, vi lascio il mio profilo TikTok Carla Anzetta, il mio profilo di Instagram Carla Anzetta e, cosa importantissima, iscrivetevi al mio canale YouTube Carla Anzetta. Io vorrei arrivare almeno ai 200 iscritti per la fine di quest'anno, cosa impossibile, però sognare non fa mai male, mai dire mai nella vita. Ci vediamo l'anno prossimo, oddio. Ciao!